comunque una sconfitta di misura, e penso che questo, a questo risultato comunque vada data l'importanza giusta. Però sei soddisfatto dell'approccio e della conduzione dei 90 e passo minuti della tua squadra contro una formazione comunque di una categoria più in alto della vostra? Sì, assolutamente contento, e contento della prestazione sia dei singoli che della squadra, contento di quello che abbiamo fatto vedere contro una formazione di una categoria superiore. Il primo tempo, nell'unica occasione in cui c'è stato un tiro in porta da parte della Regina, abbiamo subito il gol. Quello dispiace un po', perché la Regina è una grande squadra e non posso dire che oggi abbiamo meritato la sconfitta, perché bisogna fare i complimenti alla Regina, ma alla fine la partita è stata equilibrata, e devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché venire qua dopo 9 ore di pullman, giocare una partita così, significa che stiamo acquisendo la mentalità giusta. Qualche altro collega di Teramo? Sta Soprano? Ok, vai Jacopo, scusami. Come sta Soprano, mister? Soprano, speriamo che sia stato un crampo, che non sia stato un'elongazione o uno stiramento. Tutto fa pensare ad un crampo, speriamo che non sia niente di grave. Ci fa una domanda? Vai collega. Agna Cantagalli. Mister, come sta proseguendo questa settimana che tu auspicavi fosse normale, con la cessione di Martignago? C'è Piacentini anche in lista di partenza, forse anche Mungo, insomma, come sta proseguendo e come proseguirà secondo te? Ma prosegue bene, perché la squadra, per la prestazione che ha fatto oggi, significa che non sta risentendo di queste notizie di mercato. Certo, noi dovremmo essere bravi ad adattarci, a non lamentarci di quello che succede e andare avanti sempre con grande entusiasmo. Abbiamo la massima fiducia della società, del direttore sportivo, e quindi io sono sicuro che farà il meglio, per il meglio in base a quello che può fare per fare la miglior squadra possibile, quindi ho la massima fiducia. Mister, partite del genere in ottica trasferta di Bari, a livello di mentalità, possono aiutarvi a dare qualcosa di più? Ma allora, è un processo, io ti parlo sempre di processo, perché credo veramente al miglioramento che possiamo avere. La squadra in questo momento è una squadra ancora in fase di costruzione, perché lunedì finisce il mercato e quindi sapremo bene chi saranno i nostri ragazzi. Per quanto riguarda il campo, è poco tempo che stiamo insieme, io penso che ci voglia molto più tempo per vedere una squadra veramente, veramente con equilibrio e con fiducia. Sono contento dell'approccio, sono contento di come abbiamo iniziato, è inevitabile. Oggi, per dire, ci hanno fatto tutti i complimenti, anche se onestamente preferivo la vittoria. Rimango dell'idea che questa squadra ha ancora tanto potenziale inespresso. Rimango dell'idea che questa squadra può e deve migliorare in tutte le fasi di gioco, e quindi si va avanti per il lavoro in maniera serena. Certo, io come tecnico analizzo le prestazioni, analizzo quello che è andato bene, quello che c'è da migliorare, come sempre, si va avanti col lavoro. Giuseppe Rotta, prego. Sì, mister, tanto complimenti per la partita. Dopo la vittoria di Piacenza, la squadra si è ripetuta con una buona prestazione anche contro la Regina, che è riuscita a disunirsi dopo lo svantaggio. Potrebbe essere il Teramo la squadra di rivelazione. E poi, se vogliamo, giusto come diceva lei prima, la squadra ha giocato poco, mi sa che questa Coppa Italia, le prime partite di campionato, saranno un po' come il precampionato, no? Ma allora, per rispondere alla prima domanda, ma guarda, non lo so, e onestamente questo a me interessa poco. Io in questo momento la squadra deve ancora migliorare tanto, e quindi io spero che non adesso, ma tra un po' di mesi, questa squadra possa esprimere il suo massimo potenziale, cosa che oggi non sta facendo. Oggi sta mettendo i primi passi per quanto riguarda mentalità e gioco, però secondo me può fare ancora tanto questa squadra, sia a livello singolo che a livello collettivo. La Coppa Italia per noi è importante, perché comunque è una competizione che dà lustro alla società. E oggi siamo usciti, bisogna fare i complimenti alla Regina, ma siamo usciti a testa alta e non meritavamo di perdere, ma me lo sento di dire, perché sono un allenatore che quando perdo e merito lo dico sempre.
e oggi invece secondo me loro sono stati più scaltri, no? Nell'occasione che hanno avuto per fare gol a fare gol, noi non l'abbiamo fatto, quindi i complimenti vanno a loro, più cinici, quindi i complimenti vanno a loro, ma non abbiamo assolutamente meritato questa sconfitta.